Ciao, sono Laura Pirotta, psicologa specializzata in neuroscienze per il business. Oggi ti voglio parlare del colore verde. Nelle altre puntate abbiamo visto l'arancione, il giallo e il rosso nella psicologia dei colori e come questi possono essere applicati sia nella vendita sia nel tuo vestiario. Oggi vediamo il verde, che è un colore un po' particolare perché è un colore neutro per eccellenza e infatti è al centro dello spettro visivo e bilancia tutte le attività del nostro corpo. Infatti non stimola troppo come i colori caldi e non stimola neanche troppo poco come i colori freddi, quindi in realtà è proprio un equilibrante, è un colore neutro ed è associato alla natura, alla vegetazione, alla generatività, al fatto che appunto la natura si rigenera e crea sempre cose nuove. Quindi diciamo che questo essere parte della natura genera appunto due concetti importanti per quanto riguarda il verde. Da un lato l'aspetto bio, salutare del benessere e dall'altro appunto la scelta ecologica. Infatti il verde è associato appunto a questi due aspetti dal punto di vista del business. L'aspetto appunto più ecologico e l'aspetto invece legato al benessere, alla salute e alla generatività, quindi alla creazione di qualcosa di nuovo. Quindi il benessere genera anche fiducia nelle persone, quindi il verde ha anche questo senso di fiducia, poi vedremo lo è di più il blu in questo senso. Quindi quando utilizzare il verde? Il verde lo potete utilizzare se volete veicolare qualcosa appunto legato alla salute, al benessere, alla natura, alla crescita di qualcosa, alla generatività di qualcosa, oppure se volete veicolare qualcosa di pacifico, qualcosa che è legato alla pace, al respiro, all'interiorità, perché il verde appunto è abbastanza malleabile in questo senso, come ho detto prima, essendo un neutro, un colore neutro per eccellenza. Quindi mi raccomando, utilizza il verde quando vuoi dare questo, veicolare questo senso appunto di naturalità, di ecologia, di benessere, di salute. Io ti aspetto nelle prossime puntate per parlare appunto di altri colori e ti invito sul mio canale YouTube ad iscriverti e ad attivare la campanella per le notifiche. Inoltre ti invito anche sugli altri miei canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn, dove trovi tutti i giorni argomenti di psicologia, filosofia e neuroscienze. Ti aspetto nella prossima puntata.